Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi svelo come realizzare uno scrub fai da te. Fatto in casa, una ricetta di base che poi potete personalizzare come volete e aggiungere tutti gli ingredienti che volete andando appunto a realizzare prima la base e poi andando a sbizzarrirvi aggiungendo tutti gli ingredienti che volete. Ma prima però lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video o semplicemente per sostenermi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che carico un nuovo video sul canale. Lo scrub è un trattamento utile per eliminare le cellule morte dallo strato superficiale della pelle. Lo scrub va realizzato più o meno una volta a settimana, serve appunto per rimuovere le cellule morte dallo strato superficiale della pelle, dona elasticità, dona luminosità e dona morbidezza alla pelle. E in questo modo la pelle è anche pronta per favorire tutti i trattamenti successivi, come per esempio l'applicazione della crema. Lo scrub si può fare in ogni parte del corpo, dalla testa ai piedi, quindi sia sul cuoio capelluto che sul viso, che sulle labbra, che sul corpo, ma anche su mani e piedi. E in tutti i casi appunto serve per rinnovare i tessuti. L'unica differenza di scrub varia semplicemente dalla parte del corpo in cui viene utilizzato. Io per esempio sul viso tendo a realizzare scrub più leggeri, quindi meno aggressivi, mentre sul corpo, sulle mani o sui piedi, insomma, utilizzo degli scrub dalla grana più grossa. Fare uno scrub è davvero molto molto semplice, in linea di massima bastano solamente due ingredienti, uno liquido e uno solido. Adesso vi spiego. Quello solido può essere un qualsiasi ingrediente che abbia l'effetto scrubbante, quindi i più classici sono zucchero e sale, oppure delle farine come per esempio quella di avena, quella di cocco. Ci sono anche le perle di jojoba o vari semini come per esempio quelli della fragola, che sono tutti utili appunto per realizzare uno scrub e hanno un'azione scrubbante molto utile. Soprattutto in estate potrebbe essere anche la sabbia, ma anche il caffè mi piace molto. Per la parte fluida invece va bene un qualsiasi ingrediente fluido, che può essere anche della semplice acqua, degli oli e dei burri, dello yogurt, del latte, del miele, del gel d'aloe, un idrolato qualsiasi o anche semplicemente del sapone. Tutti questi ingredienti, sia fluidi che solidi, che quelli dal potere scrubbante appunto, vanno scelti un po' sia dal risultato che si vuole avere, sia dalla parte del corpo in cui si vuole applicare lo scrub. Allo scrub ovviamente, oltre a questi due ingredienti principali che servono obbligatoriamente per realizzare uno scrub, si possono aggiungere anche tantissimi altri ingredienti, quindi si possono aggiungere due o più ingredienti liquidi o due o più ingredienti solidi o scrubbanti, ecco. Poi si può aggiungere anche la colorazione, la profumazione, oli essenziali, tutto in base appunto a dove vogliamo metterlo e a che risultato vogliamo avere. Niente, detto questo, vi mostro come realizzare la ricetta base. Questo è lo scrub che ho realizzato io, uno scrub abbastanza basico, anche se non è con solo due ingredienti, ma ha qualcosa in più. Ma questo scrub, essendo molto molto basico, si può personalizzare come volete, quindi potete aggiungere tutti gli ingredienti che volete partendo da questa ricetta di base, poi appunto si può aggiungere ciò che preferite. La ricetta è semplicissima e velocissima. Nella mia ciotolina vado a versare un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di bicarbonato ed un cucchiaio di olio. Io ne utilizzo uno leggero che avevo già in casa, voi utilizzatene uno leggero come per esempio l'olio di jojoba. E niente, a questo punto potete aggiungergli, che ne so, del miele, dell'aloe, degli altri oli, degli altri burri, oppure sostituire uno di questi ingredienti con un altro che preferite.
colorarlo, profumarlo, insomma, lasciatemi scritto nei commenti come andrete a personalizzare il vostro scrub o qual è la vostra ricetta di scrub preferita. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace al video per sostenermi o se vi piace questa tipologia di video. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!